visto una squadra che ha tenuto in quello che fa, ha giocato il pallone finalmente, ha fatto delle buone tante di gioco e ha fatto sua la partita contro un'ottima squadra. Ecco, infatti si può dire tra il primo tempo e il secondo tempo si è vista una grossa differenza. Il primo tempo molto più equilibrato, il secondo tempo già ha preso decisamente in mano la partita. Io penso che i ragazzi a livello fisico stiano molto bene. E se penso all'inverno, spero il prossimo anno ci siano sempre delle temperature molto alte, perché vuol dire che la squadra ora fa i punti. Però a parte gli scherzi, penso la squadra abbia voluto questo risultato. O, come ho sempre detto, non mi sono lamentato delle assenze, perché ho dei ragazzi in gamba che sopperiscono a qualsiasi assenza. Comunque bene, però ci dobbiamo dire un po' di asimo, perché insomma, abbiamo lasciato troppi punti per la strada. Ora siamo, si può dire, abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo primario, siamo a 5 punti dalla zona playoff. Se pensiamo che abbiamo fatto 13 punti e basta nel giorno di ritorno, a morderci veramente le mani. Quindi adesso comunque ancora mancano diverse partite, allora diciamo ci può provare a ottenere qualcosa di più rispetto alla sua invece salvezza? Ma sì, l'importante è non calare l'attenzione e il coraggio. Oggi abbiamo avuto coraggio anche con i più giovani, dove sono andati ad attaccare alti contro giocatori di esperienza come Alcione e come Del Colli. È stata una vittoria di squadra, dal primo minuto. Sono scesi tanti dei ragazzi che hanno voluto il risultato, le cose. Ecco mister, per quanto riguarda la Valencia, chi ha fatto un arresto per la gestione di Autelli, come ha visto le Zebrete? Ma io ho visto una ottima squadra. Ora io non so, probabilmente il caldo, il primo caldo, insomma la castagna è abbastanza alta, le temperature dell'allenamento non so che temperature. Però ha fatto una grande prestazione, però siamo usciti bene, abbiamo sfruttato nel secondo tempo quasi tutte le palle gol, mentre il primo siamo stati a volte un po' troppo docili, e ho rivisto la mia squadra. Ecco, questo a me piace veramente vederli quando giocano la palla fra di sé, è veramente bello. Ecco mister, nella ripresa è stata decisiva anche l'espulsione di Gagliardi per gli Antini, perché dopo un primo tempo equilibrato, diciamo, la Canese ha attaccato la spina. Ha attaccato la spina, probabilmente ha tagliato un po' le gambe, noi due, che abbiamo fatto, insomma, no? E poi naturalmente con il 10, con il primo caldo, c'è sicuramente da capire, però nulla mi vieta di dire che la partita l'abbiamo gestita sempre noi, a parte i primi 5-10 minuti del primo e del secondo tempo, dove la Canese stava cercando di prenderci un po' le misure, poi urlando un pochino coraggio, i ragazzi hanno capito e sono andati a prendere più alti questa performance. Infine mister, una battuta sul prossimo avversario della Corniciana, la Massese, domenica in trasferta? Noi se andiamo molli a Massa rischiamo di prendere un'imbarcata incredibile, comunque andiamo là per vincere la partita. Non dobbiamo regalare nulla, anche perché il campionato va avanti, ci sono squadre che lottano, che lavorano tutti i giorni per la salvezza, comunque noi continuiamo, infatti i ragazzi domani riescono al lavoro tranquillamente e continuiamo, dobbiamo fare più punti possibili anche alla fine. Francesco Manuto, Francesco, quarto gol realizzato, un annullato, partita positiva si può dire. Sì, partita positiva, anche se sono partito dalla panchina sono entrato bene, sono contento per me e per la squadra, perché abbiamo raggiunto una salvezza desiderata, che cercavamo di arrivarci il prima possibile, quindi siamo tutti contenti. Oggi si è rivista davvero la Corniciana del girone d'andata. Se non mi sbaglio era la partita con lo Scandice, che tu non segnava più di 2 gol nella stessa partita. Sì, si è rivista la Corniciana dell'andata perché siamo riusciti a concretizzare le palle gol che abbiamo creato. A differenza di altre partite che abbiamo creato, non siamo riusciti a segnare.
e in teoria andremo a affrontare le altre partite con più spensieratezza e speriamo di fare risultati. Senta, la Canese oggi come l'hai vista? La Canese l'ho vista normale, una squadra normale. Cioè, io ho giocato meno mezz'oretta, sto sembrare. Cioè, quando io entro in campo guardo soltanto non so che dire della Canese. Senti, venendo al tuo futuro, tu sei in prestito dal Siena, resterai a Colle, ci sono novità? Io non so nulla, poi staremo a vedere. Ok, poi. Grazie. Il presidente, diciamo, Massimo Luci, presidente, oggi la vediamo soddisfatta. Sì, oggi finalmente abbiamo raggiunto questa salvezza tranquilla, abbiamo il nostro obiettivo dall'inizio dell'anno e quindi è normale, sono soddisfatto. Questo oggi posso permettere anche di togliere qualche sassolino alle scarpe, perché insomma questa società che a volte è stata bistrattata nel corso degli anni conferma per il quarto anno consecutivo la Collegiana in quarta serie, da quando la serie D è diventata quarta serie. Io penso nella storia della Collegiana una cosa del genere sia accaduta se non mai pochissime volte. Oggi comunque, come ho detto anche all'allenatore Carobi, si è rivista la Collegiana del girone d'andata, si può dire. Ma guarda, a me la Collegiana mi è sempre piaciuta, sia l'andata che la ritorno. Quindi c'è stato qualche periodo un po' di flessione, ma era normale. Forse noi non avevamo, anche noi eravamo nemmeno partiti con l'obiettivo del primo posto, ci siamo trovati lì e poi magari ci siamo un po' illusi, però fondamentalmente eravamo partiti per fare questo tipo di campionato è stato fatto bene, ci siamo salvati in 5 giornate in anticipo e quindi complimenti a tutti, bravi tutti e spero di ritrovare i diversi qui l'anno prossimo. Senta mister, due parole a parte della partita, domani ci sarà questo primo stage compreso nell'accordo Sacco-Ligiana-Atalanta, due parole su questo? Sì, poi ci ringrazio del mister. Chiaro, perdono. Domani c'è questo importante stage per gli allenatori da parte dell'Atalanta, è un inizio di collaborazione tra la società di Bergamo e la nostra in un futuro o in un'ottica di crescita di tutto il nostro settore giovanile. Un settore giovanile che da quando è arrivato Antonio ha fatto dei progressi enormi. Colgo l'occasione per fare grandi complimenti a Antonio perché veramente ha dato qualità e importanza a un settore giovanile che ne aveva bisogno. E ad oggi una Collegiana, ripeto, in quarta serie, con un settore giovanile che sta diventando sempre più importante e con delle strutture che sono all'avanguardia nella nostra regione, penso che questa sia una società che tanti ci invidiano. Presidente, la scorsa annata qui a Colle Valdezza vinse la Canese per 2-0, oggi ha vinto la Collegiana con un po' era una sorta di vendetta. Ma guarda, la sorta di vendetta l'avevamo già fatta, perché la Canese quest'anno l'abbiamo fatta mi sembra 11-12 gol, quindi ci siamo. Magari fossero state tutte squadre nella Canese, non la toglie neanche voglio di parlare male di nessuno, però indubbiamente è stata la squadra con cui abbiamo segnato di più quest'anno. Non c'era da vegliare niente. Anticol se stava a noi forse le abbiamo fatte anche 7 allo Scandicci, quindi questa è una squadra che segna tanto, non è che le squadre che prendono una marcata a Colle si devono poi pensare che alla fine abbiano fatto una partita talmente negativa. La Collegiana quest'anno ci ha abituato diverse volte a delle goleate.